questione di esperienza può essere intesa come una questione di registrazione. La questione di registrazione spesso risulta essere la questione di esperienza. Il tempo che è soltanto indirettamente collegato con il nostro oggi, è meglio sperimentarlo che registrarlo documentariamente come compito di una presentazione. La questione di modernismo, assegnate come compito di ricerca ai partecipanti cui sono viste come un patrimonio collettivo ampiamente accettato. La presentazione 14-14 adotta l'obiettivo dichiarato della Biennale, trattando i fatti usati come sostanza di una storia non narrativa denesi transcendentale. La Serbia è la sua architettura del periodo osservato e compresa come un tipo di ambiente in cui i cambiamenti radicali sono una situazione permanente dove in effetti la continualità delle discontinuità esiste come ordine naturale delle cose. Il perno principale della presentazione, il Museo della Rivoluzione Jugoslava, segna lo zenith essenziale formale dell'epoca elaborata. Il suo allegorico restauro in situ contribuisce al principio della creazione dell'esperienza del 14-14. Il risultato della posizione 14-14 delinea chiaramente che il passato non è strutturato nella forma lineare di causalità, ma più come un ambito oppure una nuvola di connessioni e influenze la maggior parte dell'epoca. La cornice storica della presentazione è giustamente posta all'interno del periodo esistente dello Stato jugoslavo. Tutte le comunità che una volta costituivano la Jugoslavia erano, prima del 1914, premoderne o come oggi postmoderne. Oltre al tutto, il possibile si sta di valori esso irradia una sostanza ottimistica di ricordi di oro dei tempi, di oro nella stanza aurea, cora a loro in una epoca architettonica.